Questo è il secondo anno, insieme agli amici del castello che hanno tenuto aperto il castello per far vedere una loro mostra dei giochi di una volta. È una festa non soltanto del Vespa Club, ma è una festa per tutti i cittadini di Rivarolo e non solo. Quest'anno si conclude un'annata ricca di soddisfazione per il Vespa Club, tant'è che abbiamo vinto dei bellissimi premi, siamo riusciti a vincere il famoso triplete, purtroppo non l'ha vinto la Juve ma l'ha vinto il Vespa Club. Lo vediamo infatti qui partendo già a maggio, abbiamo fatto un raduno nazionale all'ENI, passando dal giorno Vespa di Genova col 1 giugno 2015. Poi a Caluso la Vespa in festa, questa è la nostra targa del nostro raduno di luglio, sempre in ricordo del nostro compianto Michele Capocefalo. E qui incominciamo a Moncrivello, abbiamo il 26 luglio primi classificati, secondi a Mirabello Monferrato. Questo è il nostro premio del raduno internazionale d'Alba, primi classificati con una bottiglia di Nebbiolo fantastica, primi anche a Biella, primi anche a Carmagnola. Questo è l'ultimo che abbiamo vinto nella saga del peperone, e questo famoso triplete che si è concluso quest'anno. E quest'anno siamo riusciti a fare oltre 400 soci, e abbiamo messo anzi alcuni futuri soci in stand-by, proprio perché a livello organizzativo dovevamo quadrare un po' il bilancio, un po' tutti i conti. Pensiamo che nel 2016 passeremo sicuramente i 500 soci. Più facciamo delle manifestazioni e più arrivano dei ragazzi, addirittura abbiamo moltissimi soci, e non è uno scherzo, che non hanno neanche la Vespa, hanno proprio il piacere di, anzi proprio colgo l'occasione per ringraziare e salutare tutte quelle persone che portano sulla loro Vespa la scritta Rivarolo. Io personalmente sono di Rivarolo, la porto volentieri, per me è quasi comodo, ma vedere gente di Cornier, di Salassa, di Valperga che porta con orgoglio il vessillo di Rivarolo, beh, questa qui è una cosa carina e mi dà sempre un input più di lavoro, veramente sono bravi. La Vespa nasce nel 1946, perciò raccoglie un po' tutte le passioni di tutti quanti. Ora i ragazzi negli ultimi 10 anni, i giovani, hanno non tanto quanto riscoperto, ma hanno un po'... Ci sono andati un po' incuriositi, e una volta che sali in Vespa difficilmente ci scendi proprio. Perciò questo scooter famosissimo dal 46 a oggi è stato un po' il simbolo del movimento italiano, sì. Nata proprio per far sì che le persone andassero a lavorare, e si conclude col discorso come stasera, soltanto con un evento goliardico.